bentornati. Oggi parleremo di un aspetto iniziale o che ha dato l'avvio, l'inizio, alla cosiddetta rivoluzione industriale, ovvero la rivoluzione agraria. Ci baseremo principalmente sul testo Dialogo con la storia e l'attualità degli autori Brancati e Pajarani per la Nuova Italia. Ora, l'incremento demografico che caratterizzò il XVIII secolo provocò in Europa una crescente domanda di beni agricoli e di prodotti artigianali, la quale agì da stimolo su tutta l'attività economica, determinando un rilevante sviluppo di diversi settori produttivi. Tale sviluppo provocò un vero e proprio sconvolgimento nella vita delle campagne. L'aumento della popolazione spinse infatti ad uno sfruttamento intensivo dei campi, portò alla ricerca di nuove terre da coltivare e sollecitò, stimolò, spinse all'uso di tecniche agricole più razionali, nonché il passaggio a nuove colture. Il progresso e l'espansione del settore agricolo finì poi per incoraggiare un processo di accaparramento dei terreni destinati agli usi comuni. Un ristretto gruppo di borghesi e di proprietari terrieri riuscì a concentrare nelle proprie mani estesi latifondi e quindi grandi possibilità di ricchezza, ovviamente a scapito dei piccoli possidenti e dei contadini, i quali ben presto si trovarono in miseria. Ciò accadde in modo particolare in Inghilterra, dove la crescita della popolazione era particolarmente accentuata e dove già dalla seconda metà del XVI secolo era stata avviata una trasformazione delle zone destinate alla raccolta della legna e al pascolo gratuito, gli open fields, in possessi privati, recintati e sottoposti dai proprietari a un intenso sfruttamento produttivo in virtù di una serie di leggi che intendevano proteggere e sviluppare il diritto di proprietà. Questo fenomeno subì un'accelerazione nella seconda metà del Seicento, a tutto vantaggio della classe borghese e piccolo nobiliare, a cui lo sviluppo delle attività commerciali e degli scambi con le colonie fornì capitali da investire nell'agricoltura, un'attività economica divenuta particolarmente appetibile a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti, soprattutto quello del grano e quello della lana utilizzata dalle industrie tessili, dovuto sia alla crescita demografica sia all'incremento degli scambi. Questo è il motivo per cui la proprietà terriera diventa obiettivo di investimento, cioè a dire la borghesia comincia ad intravedere nello sfruttamento delle terre coltivate una ulteriore occasione per aumentare la propria ricchezza. E questa dinamica che porta alla cosiddetta rivoluzione agraria, ovvero allo sfruttamento intensivo e razionale dei terreni, ad uno sviluppo imponente del settore agricolo che poi trascinò con sé tutti gli altri settori produttivi della società inglese. Alla prossima!